Il colpo di calore è una sindrome determinata da un innalzamento improvviso della temperatura corporea per una disfunzione dei sistemi di termoregolazione. La termoregolazione è il risultato di un equilibrio tra fattori ambientali esterni, tra la termoproduzione, processi metabolici, esercizio fisico e la termodispersione. Il colpo di calore si manifesta nella sua variante classica, cioè indipendentemente dall'esercizio fisico svolto in situazioni non idonee, tipicamente in certi periodi dell'anno, cioè nel corso delle ondate di calore dei mesi estivi, in condizioni ambientali sfavorevoli, che sono costituite essenzialmente dal caldo umido, quando il tasso di umidità supera il 75%, l'evaporazione, la sudorazione non è più efficace, e nelle cosiddette isole di calore urbano, tipicamente le grandi città, le metropoli, nelle quali carenza di verde, carenza quindi di ventilazione, addensamento di popolazione ed altri presidi che tendono a generare calore, creano appunto delle condizioni particolarmente sfavorevoli e si manifestano tipicamente in popolazioni fragili, tra cui appunto gli anziani. Perché gli anziani sono particolarmente esposti al colpo di calore? Direi essenzialmente per tre ragioni. La prima ragione è che hanno una minor capacità di termodispersione, questo è legato al fatto che le papille dermiche sono meno vascolarizzate, c'è una diminuzione di ghiandole sudoripare e per cui la termodispersione per convezione e per sudorazione risulta meno efficace. In secondo luogo, per il fatto che nell'anziano aumenta la presenza di patologie croniche che interferiscono con la termoregolazione, parlo di malattie cardiovascolari, malattie neurologiche, malattie metaboliche come l'obesità, il diabete e come terza ragione, strettamente collegata alla seconda, per il fatto che assumono spesso cronicamente dei farmaci che anch'essi possono interferire con i meccanismi della termoregolazione. Sto parlando di farmaci diuretici, di antipertensivi, di sedativi, di farmaci anticolinergici. Come si manifesta il colpo di calore? È una sindrome, quindi sono diversi segni, sintomi clinici che possono andare dall'ipotensione a disturbi degli elettroliti a manifestazioni cliniche molto severe, molto gravi, che vanno disturbi cardiaci importanti, insufficienza renale acuta, edema polmonare acuto, manifestazioni emorragiche. La tipica triade sintomatologica d'esordio è costituita da un'alta temperatura interna, cioè una temperatura rettale per definizione superiore ai 40 gradi centigradi, una cute secca ed arrossata e delle manifestazioni neurologiche. L'anziano ha un'astasia, cioè un'incapacità di assumere e mantenere la stazione retta, c'è cioè una perdita di capacità di coordinazione, possono esserci dei tremori e poi ci sono delle importanti manifestazioni psichiche. C'è uno stato di sedazione, deliri, confusione, convulsioni fino al coma. Che cosa si può fare per prevenire? Ricordiamoci che il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione sul proprio sito web www.protezionecivile.it un bollettino che ci annuncia le ondate di calore dando dei livelli di gravità, tenendo conto non solo delle temperature ma anche delle condizioni meteorologiche. I livelli vanno dal livello 0 al livello 3. Quando abbiamo dei livelli livello 2 o livello 3, che vuol dire appunto ondata di calore, cioè a dire che le condizioni meteorologiche sfavorevoli durano da almeno 3 giorni, è molto importante mettere in atto dei sistemi di prevenzione. Per quanto riguarda gli anziani, quali possono essere? Diciamo che sono dei consigli abbastanza pratici.
Innanzitutto si consiglia alla popolazione anziana durante questi periodi di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tipicamente tra le 11 del mattino e le 17 del pomeriggio, di indossare degli indumenti comodi che non aderiscono, di cotone o di lino, e durante la cercare di climatizzare l'ambiente in cui vivono, se possibile con dei climatizzatori o se no comunque con dei condizionatori, e poi nell'arco della giornata tenere chiusi gli scuri, le tapparelle per opporsi un po' all'irraggiamento e invece aprire le finestre durante la notte. Evitare di mettersi in condizioni di pericolo, come ad esempio banalmente evitare di salire su autovetture che siano state parcheggiate al sole, evitare di rimanere nella vasca da bagno per più di 15 minuti, se si fa il bagno farlo sempre in presenza di un'altra persona, cercare di fare piccoli pasti durante il giorno, 4-5 pasti, preferendo frutta e verdura. Cercare di bere, l'anziano va stimolato a bere perché non sente il senso della sete, questo va sempre ricordato, e specie se vede delle urine scure, di colore giallo scuro, è bene che incrementi l'assunzione di liquido, 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno, può per ogni litro d'acqua anche magari mettere un mezzo cucchiaino di sale oppure utilizzare delle bevande elettrolitiche che contengono elettroliti che sono facilmente disponibili in commercio. Evitare di assumere alcolici e caffè. È inoltre importante, se assume dei farmaci che possono interferire con i meccanismi della termoregolazione, di consultare il proprio medico per una revisione della terapia nel periodo estivo, che può portare a una temporanea sospensione di alcuni farmaci o anche semplicemente a un aggiustamento delle posologie. E poi da ultimo, consentitemi un consiglio veramente molto importante, nei periodi estivi, gli anziani che vivono nelle grandi metropoli, evitate di lasciarli da soli.